Ciao! Siamo Marco e Nicola del negozio Passport. Prima di tutto vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità che vi proponiamo. E se avete dubbi o domande, lasciateci un commento. Sempre più clienti, sia in negozio che nei nostri social network, ci fanno questa domanda: possiamo utilizzare una scarpa da corsa per andare a camminare? La risposta, Nicola, è assolutamente sì. Perché, Marco? Fondamentalmente parto da questo concetto. La corsa è considerata uno sport al contrario, nel senso che più un atleta è evoluto e per assurdo meno ha bisogno di una calzatura tecnica. Va da sé che chi è neofita sia della corsa e ancora di più della camminata necessita di avere un maggior supporto. Nicola, vuoi spiegare tu cosa intendiamo con questo concetto? Certo, nelle scarpe da running tendenzialmente ne abbiamo qui due esempi, Sky 4 di Mizuno e Adrenaline GTS 21 di Brooks. Abbiamo un'intersuola molto costruita, molto ammortizzante. Rispetto a una scarpa da ginnastica tradizionale, l'evoluzione dei materiali, la costruzione nel tallone, nella tomaia, eccetera, permette di avere un maggior comfort e anche maggiore ammortizzazione. Un'altra caratteristica, parlando sempre di tecnicità del prodotto, è che ad esempio sulla tomaia è costruita senza cuciture per avere un miglior comfort per il piede e, ultimo ma non meno importante, il fatto su alcune scarpe di avere un supporto che va a limitare il cedimento dell'arco plantare e che si dice in termine tecnico un supporto antipronazione. Ti faccio un'obiezione, Marco, non è che una scarpa da running sia troppo tecnica? Bella obiezione, anzi bella domanda che ci viene fatta molto spesso in negozio. In effetti la risposta è no. Come si diceva inizialmente, una persona che va a camminare richiede di un buon supporto sul piede. Alcuni esempi per giustificare il fatto di utilizzare una scarpa da running per andare a camminare. La lucevalgo, uno dei problemi che si sta presentando con sempre maggior frequenza, richiede ovviamente una scarpa senza cuciture che dia un buon comfort sulla zona dove va ad appoggiare la lucevalgo, appunto, come detto. Altra cosa, il fatto di avere un differenziale un po' più alto, una suola un po' strutturata che sostiene il piede. Sono tutte caratteristiche che giustificano il fatto di utilizzare una scarpa da running anche per andare a camminare. Effettivamente sempre più ortopedici o podologi ci mandano i loro pazienti per provare queste scarpe, perché ad esempio chi ha problemi al tendine d'Achille o di tallonite, fascite plantare, con la scarpa da running può avere il giusto supporto e la giusta morbidezza nel piede. E poi il fatto di avere tanti modelli, come anche le scarpe antipronazione, può essere utile nella scelta più giusta. Un'altra obiezione, Marco, il fatto che una scarpa da running costi un po' di più rispetto a una scarpa tradizionale. Ti do ragione, Nicola. Di base il prezzo di una scarpa da tecnica è un po' più alto rispetto a quello che può essere una scarpa da ginnastica. È altresì vero una cosa però, ed è un errore che notiamo spesso in negozio. Si tende a confondere che la scarpa che costa di più in assoluto sia la scarpa migliore. In realtà non è così. La cosa che ci teniamo a sottolineare è che bisogna saper scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze e il fatto di approcciare o venire in un negozio tecnico running come il nostro può aiutare ad avere un'ampia scelta di prodotto e ovviamente all'interno dell'ampia scelta come modelli ci può essere anche un'ampia scelta, perché no, anche come prezzo. Aggiungerei, Marco, che in un negozio specializzato running si possa trovare anche del personale competente che possa aiutarci a scegliere al meglio la nostra scarpa. È giusto precisare che il nostro non è un parere medico, per questo collaboriamo con ortopedici, podologi e quant'altro. È vero però che abbiamo tanta passione per il nostro lavoro e siamo degli ottimi conoscitori del prodotto che andiamo a proporre. Quindi, Marco, possiamo consigliare una scarpa da running per chi va a camminare? Confermo la tua domanda e anzi dirò una cosa in più. Il consiglio che diamo è questo: se dovete iniziare ad andare a camminare, utilizzate tranquillamente la scarpa che avete a casa. Sarà poi il vostro piede che vi chiederà un prodotto un po' più evoluto. Oppure, se dovete cambiare la scarpa, il consiglio che vi diamo è questo: entrate pure e tranquillamente in un negozio di articoli sportivi specializzato, perché troverete, come detto prima, un ottimo assortimento, ma soprattutto del personale qualificato che potrà darvi le migliori risposte a tutte le vostre esigenze. E se vi siamo stati utili, venite a trovarci nelle nostre sedi, sia a Busche che a Signoressa. Se abitate lontano, vi aspettiamo anche online sul sito www.passport.it. Ciao!